Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. La sto registrando qui live da Verona, dal SEO & Love, cercando di catturare tutti i migliori speaker, tutti gli autori degli interventi più interessanti. Ce n'è stato uno decisamente interessante che purtroppo mi sono perso perché stavo qui a fare le interviste, fatto da una persona che già conoscete, che più volte è stata presente su Strategia Digitale, sempre molto apprezzata. Sto parlando di Alessio Beltrami e quindi gli ho chiesto: Alessio, fallo anche per noi di Strategia Digitale, raccontaci questo intervento su come i principi del principe di Machiavelli possono aiutarci per fare content marketing. Prima di ascoltare la voce di Alessio voglio ringraziarvi per le bellissime recensioni che state lasciando e invitarvi a continuare a lasciarle andando su strategiadigitale.info e avere il link diretto alla pagina per lasciare le recensioni su iTunes. Ci aiutano a fare sempre meglio il nostro podcast. Ma ora, bando alle ciance, è arrivato il momento di sentire dalla viva voce di Alessio come fare content marketing. Ciao Alessio! Ciao Giuliano, ciao Giulio, come sempre c'è una... Alessio fa così perché ormai abbiamo il comune amico, un comune amico Gennaro, che è Gerardo Capozzi, che mi chiama sempre, visto che io l'ho ribattezzato Gennaro, lui mi chiama sempre Giuliano, si vendica. Okay. Allora Alessio, racconta un attimino, magari a chi non ti ha mai ascoltato su Strategia Digitale, chi sei e che cosa fai nella vita. Certo, fondamentalmente io mi occupo di content marketing, questo è il focus del mio lavoro, e come consulente aiuto le aziende a rivalutare l'utilizzo dei contenuti, sostanzialmente a tradurre ciò che sanno fare bene, il loro lavoro, le loro conoscenze, le loro competenze, in contenuti che possano essere utilizzati come uno strumento di marketing. E questo è alla fine il marketing di contenuti, il content marketing. La cosa interessante è che tu ti occupi di content marketing quando ancora non si chiamava content marketing, in un certo senso, cioè quando ancora non c'era attenzione per il discorso dei contenuti come strumento di marketing. Infatti eri specializzato, avevi, mi ricordo, un sito web che penso abbia ancora, che si chiama proprio blog aziendali, cioè quando vero. Non si poteva ancora dire content marketing perché le persone nelle aziende ti guardavano male, dicevano: "Web Beltrami, la dica più semplice", e allora dicevi blog aziendale. Oggi lavori molto su questo aspetto e raccontaci come possiamo fare content marketing in maniera efficace, quello che mi ha intrigato e che mi hai accennato di come hai utilizzato i principi del principe di Machiavelli. Ma guarda, ho voluto fare, intanto per non ammorbare le persone in sala, ma diciamo anche quelle a casa che ascoltano il podcast, a entrare sempre in tecnicismi, in aspetti proprio magari riservati agli addetti ai lavori, con un lessico difficile. Allora ho detto: ma fammi pensare a qualcosa che potrebbe mettere sul piatto una facile analogia per comprendere cosa sono i contenuti, come possiamo utilizzarli. Il primo passo che ho fatto, Giulio, è stato quello di pensare al Rinascimento. Okay. Perché intanto il Rinascimento è ricco di tanto spunti. Tanto per non lavorare su principi time sensitive. Esatto. Così siamo sicuri che se funzionavano nel Rinascimento... Bravo. Ecco. Ma sai perché funzionavano nel Rinascimento? Perché se tu cerchi una descrizione qualsiasi del Rinascimento, troverai un'etichetta comune a tutte le descrizioni, che sostanzialmente dice che è stato un periodo di grandi sconvolgimenti politici, economico, sociali, religiosi e culturali. Io ho detto: ah, cavolo, questa è proprio la fotografia di quello che stiamo vivendo oggi, no? Basta vedere le notizie, lo stato d'animo delle persone, delle aziende, dei professionisti. E quindi ho detto: se c'era un principio che valeva lì, varrà anche oggi. Da lì il passo al principe di Machiavelli, che è la seconda opera italiana più tradotta e citata al mondo. Caspita. Okay? Dopo la Divina Commedia, per capirci. Cosa ha fatto il principe di Machiavelli? Cosa ha fatto Machiavelli? Quello non nasce come un libro, è già qui opera di content marketing molto interessante, perché lui non voleva pubblicare un libro, tanto è vero che è stato pubblicato dopo la sua morte, non era la sua intenzione. Lui voleva semplicemente recapitare a Lorenzo de' Medici, che era il suo cliente tipo, ok? Cioè era una... il suo target di riferimento. Esatto. Quelle che erano le sue competenze, diciamo tutte le sue conoscenze, che erano frutto di una vita di esperienza, ok? Come lui dice, grazie a una lunga esperienza delle vicende moderne, cioè per una vita lui ha fatto il diplomatico. Machiavelli parlava con i regnanti di mezzo mondo,
di mezza Europa allora, e quindi li conosceva davvero gli equilibri di potere. Analogamente è quello che quest'oggi succede quando noi come professionisti, come azienda, quando abbiamo davvero una preparazione sul campo molto molto preparata, serviamo su un piatto d'argento, e cosa sarebbe il principe oggi? Sarebbe un white paper, sarebbe un ebook da scaricare gratuitamente, una serie di video tutorial educativi, eccetera. Un lead magnet, ok, lui non aveva la scalabilità, no? Attenzione, entri nella sequenza mail di Machiavelli. Occhio, lui non aveva la scalabilità, quindi lui l'ha mandato solo a un regnante, l'ha mandato solo a Lorenzo De Medici, perché ha detto: questa roba secondo me la può fare solo Lorenzo De Medici. Pensa se avesse avuto una mailing list di tutti i regnanti del mondo, lo spediva fuori, il primo che se lo becca lo porta a casa. Comunque, a parte questo, no, lui lo dice subito all'inizio del principe, nell'introduzione. Oggi su quella abbiamo lavorato, abbiamo commentato l'introduzione. Lui dice: io sono qui per darle modo di comprendere in brevissimo tempo tutto quello che io ho imparato durante la vita. Nel frattempo passano, mi danno anche dei soldi, ma io li accetto di buon grado. Poi capirò per cosa, sono 25 euro. Comunque è bello anche trovarsi in questi contesti. E è questa riflessione che lui fa, che fa Machiavelli, è quella che dovremmo fare noi ogni volta che facciamo contenuti per promuovere la nostra attività, la nostra azienda, la nostra professione. Cioè, stiamo con questo contenuto che pubblichiamo sul blog, sul video, in un podcast come questo, stiamo dando modo alle persone di comprendere molto velocemente, in brevissimo tempo, qualcosa che a noi ha richiesto molti sforzi? Perché Giulio, è questo l'equilibrio. Noi ci facciamo un culo tanto, scusami il francesismo all'interno del podcast, adesso devi mettere explicit oppure no, questo non vai, è, vai, no, ancora ci sta. Dico, noi ci facciamo un mazzo tanto e loro devono avere la strada spianata, devono avere un percorso semplificato, perché le persone vogliono risposte subito, non hanno pazienza, non possiamo pensare di tenerle incollate a un video, a un podcast, a un libro, se non facciamo noi il lavoro sporco per loro. E per lavoro sporco intendo pulire tutta la roba che crea noia, che ti fa inceppare, non capisci, concetti confusi, eccetera eccetera. Questo è verissimo. Una cosa che mi ha sempre colpito è che la RAI sì, è il servizio radio e televisivo, no? Questo concetto del servizio che molte volte si perde, molti iniziano a pubblicare contenuti volendo fare la star, quindi volendo farsi servire, ma noi non siamo qui per essere serviti. Ma per servire gli altri. Ed è proprio a valle di tutto questo lavoro di ricerca, di scoperta, di investimento di tempo e di energie per girare il mondo, per andare agli eventi, per parlare con le persone, per studiare, che riusciamo a condensare in poco tempo. Molti dicono: ah, è bello Giulio, mi piace ascoltare i tuoi episodi perché mi dai un sacco di valore. Questo valore nasce da tanto lavoro che ci sta dietro. Quindi condensare il molto in poco per dare valore. È proprio così. Infatti, Il Principe stesso è un libro molto compresso, sono 26 capitoli ma sono 140 pagine forse, cioè a tirarla lunga. Perché? Perché lui sapeva benissimo che il suo interlocutore non era una persona che aveva voglia di leggersi 10 tomi, perché tu pensa che nel Principe lui analizza i giochi di potere, gli equilibri politici, partendo da Mosè fino ai contemporanei di Lorenzo De Medici. In pratica lui fa un approfondimento verticale su come conquistare e mantenere il potere. Questo è il Principe. Con dei case study con provati. Dei case study, gli dice: guarda cosa ha fatto quello, guarda cosa faceva Mosè, guarda cosa facciamo, eccetera. Allora lo fa proprio in ottica di content, esempi, una storia, credibilità da quel punto di vista. Glielo dice, gli dice: io di questa roba non solo l'ho fatta, quindi parlo con proprietà di causa, non sono il professore di economia che però non fa girare l'azienda, quindi io l'ho fatta davvero. E sono anche, lui usa una bellissima espressione che si adatta molto, ad esempio, io prima ho detto si adatta molto a Salvatore Ranzullo e a tanti altri, quando lui dice una continua lezione delle antiche, che significa: non ho mai finito di studiare questa roba qua, non sono mai arrivato. Quello lo fai quando sei un nerd, quando sei, diciamo, invasato in termine buono, cioè proprio quell'argomento che è la tua professione, ti appassiona, ti tira dentro tutto fino alla testa. Ora non possiamo andare là fuori e pensare di vendere servizi assicurativi, protesi dentarie, qualsiasi cosa sia, e dare la percezione alle persone che facciamo quello, ma se potessimo ce ne staremmo molto volentieri a Malibu. No, la percezione che ha avuta, che c'è stata in sala di Salvatore Ranzulla, era proprio che lui, pur avendo anche alternative, lui fa quello perché a lui gli piace parlare di HTML2 e di tutta sta roba qua, no? E addirittura quindi, programma, l'ho addirittura potuto intervistare, mi diceva Salvatore che lui ha uno sviluppatore per le cose che lui non riesce a fare, ma continua a sviluppare personalmente il suo sito. E questo cosa significa? Quando noi vogliamo un professionista o un'azienda che risolva per
noi un problema, noi vogliamo queste persone, non vogliamo le persone che fanno un lavoro part time aspettando che la vita gli offra qualcosa di meglio. Lui Machiavelli lo dice, lo è, perché aveva questa patologia, era disturbato, diciamo, per ciò che erano gli equilibri di potere, gli equilibri politici, e glielo dice chiaramente a Lorenzo De Medici: questa roba la conosco, l'ho fatta, ma continuo a studiarla, perché sostanzialmente è la mia mania, è la mia prigione, non riesco a liberarmene, e anche per questo posso riassumertela, perché altrimenti non riuscirei a farlo. Certo. Quindi una grandissima passione che deve essere la leva con la quale riusciamo a entrare dentro i nostri argomenti. È importantissimo non puntare alla creazione di contenuti, perché poi ci voglio fare i soldi. Bravo. In questo sta un po' la magia del content, no? Perché si fa presto a dire contenuto, so buoni tutti a fare il contenuto, ma non è vero, non so buoni tutti, non sono buoni tutti a fare contenuti con amore. Ed è questo. Salvatore Russo, che ha organizzato il SEO in Love, l'ha capito molto bene, ha chiamato Love il contenuto. Vero. Perché se Vero. Non c'è amore dentro al contenuto, se non c'è passione, non a caso stiamo sempre qua nel gergo dell'amore, no? La passione, relazione, engagement, pure là una relazione sentimentale, allora non c'è vero contenuto. Sì, diciamo una spinta più profonda, quasi viscerale, rispetto alla semplice competenza professionale. Noi non vogliamo bravi professionisti distaccati, vogliamo uno che sappiamo che è malato di quella roba, no? Io voglio il meccanico della mia macchina che finché non sente girare bene il motore non me la riconsegna. È questo che cerchiamo oggi quando ci affidiamo a qualcuno. Benissimo. E dal punto di vista strategico, perché ok, tutto bello, i contenuti, questi principi, siamo tutti d'accordo, ma io ho la mia attività e la mia attività come si deve organizzare per fare questo marketing dei contenuti di cui voi parlate, che ci piace tanto, l'inbound. E quali sono i primi passi? Se voglio cominciare a sperimentare, a toccare, a fare i primi passetti nel mondo dei contenuti, sperando che grazie a questi contenuti si attivino delle relazioni di valore, delle relazioni soprattutto che mi facciano fare business. E ti rispondo sempre col principe, anche se questa in sala non l'ho detta. Uno dei principi chiave che Machiavelli sottolinea perché una repubblica o un principato possa prosperare, tra l'altro Machiavelli era repubblicano, però in quel momento ha ritenuto opportuno promuovere un'attività che vedesse un principe, un regnante unico. Comunque, detto questo, uno degli elementi chiave necessari affinché la repubblica o un principato possano prosperare è che abbia un proprio esercito, e qui c'è un parallelismo fortissimo con i contenuti. In quell'epoca, nel Rinascimento, tantissimi usavano mercenari, non avevano un proprio esercito. Ora tu mi dici: cosa deve fare un'azienda per avere dei contenuti che funzionano, eccetera? Ragazzi, i contenuti dovete farli voi, cioè la gente non vuole leggere dei contenuti ben fatti dal punto di vista tecnico ma distaccati, vuole leggere dei contenuti coinvolti, perché la gente vuole farci i raggi X, la fotografia, vuole conoscerci. Ma diciamocelo chiaramente, oggi nessuna azienda ha la ricetta segreta della Coca-Cola, che adesso scrivendo questo contenuto ti dico una roba che non c'è da nessuna parte. Ok, molti credono di averla, ma non è così. Invece vogliono capire chi siamo, perché dovrebbero fidarsi di noi, cosa troveranno quando poi chiederanno un appuntamento e ci vedranno di persona, ok? Perché tutti questi timori le tengono a distanza finché non vengono sciolti. E quindi dobbiamo, attraverso i contenuti, diciamo, risolvere questo problema. Se il contenuto continuiamo a delegarlo come se fossero le pulizie dell'ufficio, le cialde del caffè o roba del genere, non arriviamo mai alla soluzione. E poi dicono: ma come fa Giulio a fare dei podcast così belli, dei video così belli? Cosa fa? Si è svegliato la mattina, era così bravo, o ha iniziato a farsi un mazzo tanto e gradualmente è migliorato fino a possedere la padronanza di comunicazione che oggi ho preso te come esempio, visto che sei qua, ma chiunque, diciamo, qualsiasi riferimento che uno possa avere, no? L'azienda dice: ma io non sono capace a fare queste cose, e nessuno era capace all'inizio. Ma l'obiettivo, quindi, Beltrami, vuol dire che non posso ordinare i contenuti insieme al caffè? Ho preso 500 cialde e 100 articoli di blog. Beh, allora puoi farlo, però puoi farlo nella misura in cui puoi mandare un altro diciamo, portare il tuo messaggio d'amore a una ragazza, sperando che la ragazza venga conquistata. Quindi il messaggio potrebbe essere potenzialmente lo stesso, ma se non lo fai tu direttamente, molto difficile che tu riesca a conquistarla, perché la ragazza non vuole solo leggere il messaggio d'amore, non vuole solo le parole, il loro significato letterale, vuole anche interagire con una persona. Oppure succede come con Cyrano de Bergerac, che alla fine si innamora più che del mittente, di colui che scriveva le parole. Mi piace questa puntata.
realtà, perché vedi che alla fine i contenuti vanno a pescare sempre altrove, no? Non siamo sempre un link, un codice HTML o altro, e possiamo anche attingere da altri riferimenti che sono universali, sempre validi. E quindi... infatti direi proprio questo. Pensa, Alessio, che una volta mi hanno lanciato questa definizione di umanista digitale, no? L'umanesimo digitale, che vedo pure tu sei intriso di questo umanesimo digitale, e chi ci ascolta ama questo umanesimo. Infatti vorrei dare la possibilità, se non ti avevano mai ascoltato, di scoprire, tu stesso predichi bene ma razzoli poi anche molto bene, tu stesso produci contenuti. Allora, cosa posso leggere, ascoltare, vedere di Alessio Beltrami e dove lo trovo? Allora, guarda, la cosa a cui tengo di più di tutto ciò che faccio è il mio podcast, il podcast di Content Marketing Italia. Io amo lo strumento del podcast, continuo a insistere con tutte le aziende: fate il podcast, che c'è poca concorrenza, che ci sono possibilità, che è una grande palestra di comunicazione che richiede una strumentazione tecnica rispetto al video ridotta. Poi tu hai qui la sede Rai, chiaramente, dove siamo adesso che stiamo registrando, perché sei super attrezzato, però davvero si fanno podcast anche con strumenti professionali, sì, ma molto meno impegnativi. E sai la voce come scatena l'immaginario di ognuno di noi, sentire una voce? Invece il video blocca il nostro immaginario, vediamo già tutto, non dobbiamo più immaginare niente, la nostra mente non lavora e diventa passiva. Invece la voce ha un suo colore, ha diciamo i suoi tempi, i suoi ritmi. In automatico, chi mi sta sentendo in questo momento creerà una fisionomia, se non mi ha mai visto in faccia, e si immaginerà che io abbia una certa faccia. Fisionomia che non sarà mai bella come quella reale. Chiaro, questo Giulio, scusami, non lo posso dire solo io che non ti volevo vedo. Volevo sottolinearlo io per delicatezza. Ma anche... Allora ti sei messo nei guai da solo, perché se questa è la tua visione, ed è una visione che ho anch'io, come il podcast, come un'opportunità enorme per fare contenuti e per raggiungere le persone, il nostro pubblico, i nostri potenziali clienti, ti invito ufficialmente a fare uno speech l'8 marzo a Roma durante il Festival del Podcasting. Facciamo la seconda edizione del Festival del Podcasting. Tu nella prima hai partecipato raccontando il tuo podcast e quello che fai insieme a Francesco Bersani, e ti invito ufficialmente l'8 marzo a parlare delle opportunità per il podcast, delle opportunità del podcast per le aziende, visto che tu lavori come consulente per aziende. Bellissimo, io accetto più che volentieri, anche a fare fatto? In diretta non potrei fare altrimenti. Okay. Ok, ti ho incastrato. Allora ragazzi, il podcast di Alessio lo trovate naturalmente su iTunes, ve lo metto comunque nelle note dell'episodio con un link diretto, in modo che potete direttamente alla fine di questo episodio andare a guardare le note, cliccare e ascoltare Alessio con i suoi utilissimi contenuti. Grazie Alessio e a presto. Grazie a te Giulio, grazie a tutti. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, è stato veramente un piacere chiacchierare con Alessio, che fa sempre cose molto interessanti, è anche un autore prolifico, quindi vi metto anche un link qui nelle note dell'episodio ai suoi libri. Ne ha pubblicato da pochissimo uno su Snapchat, e capite come col timing che è uno che sta anche molto sulla palla. Quindi vi consiglio di seguirlo certamente, e voglio ringraziare oltre a lui anche tutti coloro che sostengono il nostro podcast. Chi sono? Siete voi che lo ascoltate, che lo amate e quindi lo pagate. Ogni mese le persone che sto per nominare dedicano un budget piccolo o grande al finanziamento di Strategia Digitale. Se lo pagano da soli, e sono Roberto Andreoni, Nicola Ravanelli, Federico Izzi, Paolo Pugni, Enrico Girotti, Vittorio Neri, Andrea Della Via, Agata Amato, Franco Nicosia, Pietro Leoni, Jacopo Olivia, Lorenzo Polacco, Antonino Cotroneo, Paolo Gollo, Massimiliano Berto, Rosario Rizzo, Stefano 2.0, Erika Vagliengo, Mariano Lampis, Gianluca Gorlani, Mauro Arizzo, Marco Bazzo, Daniele Risi, Medley, Alessandro Bit, Web Karma, Fabio Di Maggio e Marco Paolini. Questi li tengo tutti qua nel mio cuore, perché è grazie a loro che questo podcast può essere creato, può essere portato in giro per l'Italia e per il mondo, realizzando interviste ai migliori speaker di eventi digital, e può ogni giorno arrivare nelle tue orecchie. Diventa anche tu finanziatore andando su strategiadigitale.info, lì trovi tutte le indicazioni per finanziare un video tutorial su come si fa, e anche le indicazioni per lasciare recensioni, per inviare le tue domande e partecipare alla creazione dei contenuti di questo podcast. Ringrazio anche Sara Veltri, coautrice del programma, il nostro fonico Costanza Mineo e radiospeaker.it, curatore del nostro sound design. Grazie mille e alla prossima. Strategia Digitale,
Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.